La Serenissima per secoli aveva rappresentato un baluardo di libertà contro la minaccia turco-ottomana. La Repubblica di San Marco estendeva i suoi confini dall'Istria giù fino alle bocche di Cattaro, ora comprese nel Montenegro. Qui si trova Perasto, una piccola ma temibile comunità che per il valore e la fedeltà dimostrata alla Serenissima erano stati nominati dal Senato Veneto i custodi della bandiera della nave ammiraglia della flotta veneta, il glorioso vessillo di San Marco. Davanti alla notizia dell'occupazione francese della nostra terra, la rivolta del popolo veneto, dapprima rabbiosa contro gli invasori, si trasformò poi in un dolore senza conforto, e la speranza che la fratellanza tra queste terre e i veneziani non dovesse cessare mai. Ma con il preliminare di Leoben del 17 aprile del 1797, firmato da Napoleone, lo Stato veneto, compresa l'Istria e la Dalmazia, vengono segretamente ceduti dai giacobini francesi all'Austria, trattato poi successivamente rettificato a Campoforno. Fu così che al generale austriaco Rukovina venne dato l'ordine di prendersi possesso dell'Istria e della Dalmazia, e il 22 agosto dello stesso anno egli entra nella rada di Pettana, a 1,5 miglia dalla città di Perasto, con una piccola flotta da sbarco. I perastini amavano sinceramente la Repubblica Veneta e il suo gonfalone, e il 23 agosto del 1797, 3,5 mesi dopo la caduta della Serenissima Repubblica di San Marco, tutto il popolo della città di Perasto e del vicino contado si incontra nella piazza principale del paese per assistere alla cerimonia della maina bandiera del glorioso vessillo di San Marco. Tale compito spetta al capitano comandante Giuseppe Viscovici. Egli infatti entra nella piazza con 12 soldati armati, 2 alfieri e un tenente. Tutto il popolo attende in un doloroso silenzio. Con uno sforzo doloroso che squarcia il suo cuore, il capitano comandante toglie per l'ultima volta le amate insegne marciane. Dalla fortezza vengono sparati 21 salve di cannone, così pure fanno i vascelli ormeggiati in porto. Per l'ultimo addio alla Serenissima Repubblica di San Marco, il capitano comandante Giuseppe Viscovici si rivolge così alla sua popolazione. In sto amaro momento, in sto ultimo sfogo de amor e de fede al Veneto Serenissimo Dominio e il gonfaeon de Serenissima Repubblica, ne sia de conforto, o cittadini, che a nostra condotta passata, che quea de sti ultimi tempi, la rende più giusto sto atto fatale, ma virtuoso, ma doveroso, par nu. Savarà da nu i vostri fioi, e a storia del giorno la farà savera tutta Europa, che Perasto l'ha degnamente sostenuto fin all'ultimo l'onor del Veneto gonfaeon, onorandolo questo solenne atto e deponendolo bagnà del nostro universale amaro pianto. Sfoghemose, cittadini, sfoghemose pur, ma in sti ultimi sentimenti che sigilla la nostra gloriosa carriera corsa sotto il Serenissimo Veneto governo, rivolgemose verso sta insegna che lo rappresenta, e su Dea sfoghemo il nostro par 377 anni a nostra fede e il nostro vaior la che sempre custodia par terra e par mar, par tutto in dove i negaccia mai sono emisi che se stai quei di a region par 377 anni e nostre sostanze, il nostro sangue,
e nostre vite e se sempre stai partì San Marco e felicissimi sempre se gavemo reputà ti conu e nu coti e sempre coti sul mar nu semo stai illustri e virtuosi. Nessun cotine ha visto scampar, nessun cotine ha visto vinti e spaurosi. E in questi tempi presenti, in feici, per imprevidenza, per diserzione, per abiti legai, per vissi offendenti a natura e del giusto dei esenti, mette gavesse cava via, partì in perpetuo, sariesta e nostre sostanze. È il nostro sangue, a vita nostra, e piuttosto che vederte vinto e disonorato ai tuoi, è il coraio nostro, e a nostra fede se gavarissimo seppe io sotto di te. Ma se che altro partì, non ne resta da far, è il nostro cuor, sia l'onoratissima tua tomba, e del più puro il più grande tuo elogio sarà e nostre lacrime per sempre viva San Marco.